Volete dare un tocco a tema al vostro mazzo di Flesh and Blood, proteggendo al meglio le carte che si troveranno al suo interno? Magari attraverso un prodotto solido e venduto da una delle case leader del settore? E se la risposta è sì, esiste un prodotto simile che potrà soddisfare tale richiesta? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ogni appassionato di FAB sa bene che in data 14 marzo 2022 la Legend Story Studios ha iniziato una grandiosa collaborazione con la casa danese Arcane Tinman, che tra i suoi prodotti vede anche uno dei brand più celebri in fatto di protezione, mettendo a disposizione del consumatore le sleeves dure come le scaglie delle leggendarie creature che popolano l'immaginario universo della Dragon Shield. A proposito di ciò, dall'accordo euro-neozelandese nato tra queste due grandi realtà ha preso vita un prodotto che non solo andrà a proteggere ogni singolo elemento presente nel vostro deck, ma lo farà anche con stile, rispettando il tema del gioco e permettendovi di combattere vestendo i panni del vostro eroe preferito, partendo proprio dall'aspetto del mazzo. Prima di iniziare però, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale, dateci una mano. Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ringrazio inoltre di cuore il Golden Store Talenti di Roma per aver partecipato attivamente alla realizzazione di questo video, fornendo gli articoli che fra poco vedremo. Ma non finisce qui! Infatti a partire da oggi, domenica 15 maggio, la fumetteria romana entrerà a pieno titolo a far parte degli sponsor del canale. In descrizione, come sempre, vi lascerò tutti i riferimenti ai social e ai vari siti dove potrete trovarlo. In più, per festeggiare assieme questo evento, Valerio, il proprietario del centro ludico per intenderci, ha deciso di mettere a disposizione di ogni spettatore dei contenuti che pubblico un codice sconto del 5% da utilizzare direttamente in cassa per ogni singola spesa che effettuerete, spedendo in seguito il pacco in tutta Europa. Vi basterà scrivergli tramite messaggio privato sulla pagina Facebook ogni volta che vorrete acquistare uno o più articoli, dicendo che vi manderà l'arconte per riuscire immediatamente così ad accedere al vostro personale coupon. Ed ora scopriamo assieme se converrà o meno acquistare le bustine protettive della Dragon Shield brandizzate Flesh and Blood. Andiamo a dargli un'occhiata. Ogni singola confezione si presenterà con l'immagine dell'eroe dedicato sulla parte frontale, con in basso il nome del campione e la quantità e tipologia di bustine protettive, in questo caso saranno art, che troverete all'interno dell'articolo. La grafica reale delle sleeve, con scritto a chiare lettere nero su bianco la composizione della parte dorsale di queste ultime sul lato sinistro. L'immagine full art dell'eroe con riportati in basso i loghi della casa madre e del gioco sulla parte posteriore, ed un resoconto complessivo che aggiungerà al tutto le dimensioni delle bustine e per quale formato di carte saranno adeguate sulla parte destra. In alto potrete trovare uno spazio dove annotare quale deck sarà contenuto all'interno della scatola o altro a vostro piacimento, ed aprendo la confezione, sulle linguette saranno riportati il logo della Legend Story Studios e la menzione all'artista che ha creato l'artwork dell'eroe stampato sulla bustina, mentre nella parte inferiore saranno riportate tutte le note legali che riguarderanno la casa produttrice. Ogni bustina protettiva sarà costruita a doppio strato. La parte trasparente e lucida sul davanti garantirà una visione della carta ottimale, mentre quella dorsale con finitura ruvida o tecnicamente chiamata matte vedrà una stampa di alta qualità direttamente impressa sulla sleeve, ritraente uno dei quattro eroi di questa prima ondata di articoli dedicata a Flesh and Blood.
Ciò permetterà che la parte posteriore della carta risulti totalmente coperta, permettendo a queste bustine di essere idonee per ogni torneo amatoriale e non a livello mondiale. Parlando di resistenza, ogni singolo elemento garantirà la tipica solidità che contraddistingue le bustine di marchio Dragon Shield, mantenendo al sicuro il loro contenuto, evitando danneggiamenti dovuti alla rottura delle sleeves che potranno presentarsi mentre mescolerete il mazzo prima, durante o dopo un match o a causa di cadute accidentali dell'articolo. E a proposito di mescolare, la sensazione quando mischierete le carte presenti nel vostro deck in vista di un incontro, Blitz o Classic Constructed che sarà, vi farà provare una sensazione di piacere, essendo queste bustine studiate davvero bene per garantire una longevità duratura che permetterà all'intero mazzo di affrontare combattimenti su combattimenti senza subire la fatica della battaglia. A livello di flipping, queste sleeves manterranno ogni singola carta al suo posto, ogni volta che andrete a pescare dal mazzo nelle fasi finali del turno. Ciò non farà sì che cadute accidentali, dovute da un retro della bustina troppo liscio, andranno irrimediabilmente a danneggiare gli elementi che faranno parte del vostro deck. Per quanto riguarderà l'utilizzo di Perfect, in questo caso si sono prese in esame quelle della KMC e della stessa Dragon Shield, che a mio parere rappresentano la testa di serie in mercato, potrete andare sul sicuro, dato che questa tipologia di bustina protettiva, come d'altronde qualsiasi articolo di questa categoria proveniente dalla fabbrica danese, permetterà un inserimento facile che non farà uscire l'inner quando essa, assieme alla carta, verranno inserite all'interno della stessa sleeve. Ultimo, ma non per importanza, soprattutto se sarete dei nuovi combattenti appena arrivati su Raid, vedrà la scatola riuscire a contenere fino a 75 carte con bustina singola o 65 carte con doppia bustina, rendendo la confezione più che adatta per i mazzi di tipo Blitz. In ogni confezione saranno presenti 100 bustine pronte a proteggere o un singolo mazzo di Classic Constructed o addirittura due mazzi di formato Blitz. Ma Arconte, se è vero che i mazzi Blitz sono composti da un minimo di 46 carte fino ad un massimo di 51, se consideriamo anche gli 11 slot previsti dove includere armi ed armatura, in quest'ultimo caso rimarrebbero ben due carte senza bustina a proteggerle. In realtà, chi gioca a FAB sa bene che per gli elementi che fanno parte dell'equipaggiamento sarebbe consigliabile utilizzare delle sleeves diverse, dato che, partendo direttamente con arma ed armatura pronti in gioco, si rischierebbe di mescolare tutte le carte presenti sul terreno una volta terminato il match, andando inevitabilmente ad ogni inizio partita a cercare nuovamente ogni singolo pezzo a sostegno del vostro eroe. Con delle bustine di colore completamente diverso, invece, se l'inconveniente dovesse accadere, il colpo d'occhio vi farà risparmiare davvero una grande quantità di tempo nel rintracciare quei pezzi che vi serviranno ad inizio scontro. Quindi, piccolo consiglio, utilizzate delle bustine completamente diverse per armi ed armatura rispetto a quelle che utilizzerete per il mazzo. Conclusioni. Le bustine della Dragon Shield verranno vendute ad un prezzo indicativo di 16,99€. Saranno disponibili in 4 versioni raffiguranti Prism, Chain, Lexi ed Uldim. Ogni artwork sarà direttamente stampata sulla bustina per evitare che si presentino distaccamenti della stessa opera d'arte dal corpo principale della sleeve. Offriranno una splendida sensazione quando mescolerete il mazzo, garantendo solidità, azzerando il rischio che ci siano rotture della stessa bustina durante il procedimento. Con 100 unità per singola confezione, potrete imbustare un mazzo Classic Constructed o due mazzi Blitz. La scatola fungerà anche come deck box, riuscendo ad ospitare fino a 75 carte con bustina singola o 65 carte con bustina doppia.
ospiteranno agevolmente anche delle Perfect della KMC o della stessa Dragon Shield, che potranno essere introdotte agevolmente nella sleeve, evitando che la carta fuori esca dall'inner nel processo di inserimento. Completamente sprovviste di acidi e PVC, rappresenteranno come al solito una validissima soluzione per la protezione totale e sicura del vostro deck. Quindi alla luce di tutto ciò, converrà acquistare questi articoli? La risposta è un fermo e convinto sì. Per tutti gli appassionati del gioco neozelandese, questi prodotti brandizzati rappresenteranno un valido alleato per focalizzare l'attenzione sul combattimento senza ulteriori preoccupazioni. In pratica saranno delle classiche Dragon Shield Matte, ma con stampate sopra le immagini dei vostri campioni preferiti. Credo che la Legend Story Studios, grazie a questa collaborazione, abbia messo a segno un grande colpo. D'altronde, a quale altra casa produttrice che fabbricasse prodotti di qualità potevano rivolgersi se non la Dragon? Non mi resta che fare i complimenti alla LSS per questo colpo di pregio messo a segno. Prima di concludere, volevo avvisarvi che ogni singolo prodotto che è stato trattato in questo video sarà disponibile presso il Golden Store Talenti di Roma, che ringrazio ancora una volta per aver partecipato alla realizzazione di questo video e che sarà possibile acquistarli con il 5% di sconto scrivendo tramite messaggio privato sulla pagina Facebook del negozio romano, come già detto vi lascerò il link in descrizione, che vi manderà l'arconte. E voi farete vostra una copia o più di questo quartetto per proteggere il o i vostri mazzi? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.